E eccoci. Ci abbiamo scheda madre come prima cosa. Il processore. Processore. Il dissipatore. Le RAM e la memoria. E la Brooklyn. E la Brooklyn. La Brooklyn. Giustamente. Ah, le gomme. Cioè, grazie, Grazielle, grazie Arca. Infatti stavo cercando di capire. Prendo il processore. Ok, basta. Lo monto a un nabbo perché io questo essere qui, ne ha montati 15 di computer. Ma mi vuoi registrare a me che poi vengono tutto movimentato? Ok, allora metta il processore. Mi guardi. Ok, io non so fare un c***o, quindi lui fa il video e mi guida, quindi il video verrà a me. Allora, questo devo tipo trattarlo come un dio. Bravo. C'è tipo il triangolino, sì, giusto? Che va messo qua. No, va messo qui. È qui l'altro triangolino. Eccolo. Il triangolino, come potete vedere, sta qua sotto. Questo è l'unico angolo quadrato. Questo triangolino qui, questa noccettina qui, questa qua, va esattamente su questo triangolino quadrato qui. Triangolino quadrato è una bellissima espressione. Adesso, prego, inserisca il processore. Triangolino. Si appoggia il più piano possibile. Ok. Ok, perfetto. È entrato, ha fatto clock. Tirate giù la stecchetta. Fino a che non fa il tic. E la devi mettere su, la dovete mettere sotto questa soletta qua. Ok. Che è questa qua, perfetto. Adesso, RAM. Prima di tutto, prendi il mano osso. Perché devi fare per... il mano osso? Lo so persino io. No, tu non lo sai. Io non siete sicuri, perché lui sa che vanno messe qui. Ma non sai che ordine vanno messe, perché sennò devi aspettare. Allora, precauzioni, specifiche, installazione della memory, installing the memory, pagina 9. Siamo deficienti, no, giusto, no, non 10. Allora, memory, allora, due moduli, quattro moduli. Allora, DSSS possono essere messi indifferentemente o nell'1 e nel 2, o nel 3 e nel 4. Non importa l'ordine in questo caso, ma devono essere a quanto pare paro e disparo. Quindi mettete questo che è disparo, questo che è paro, giustamente, per quello che tutto. Va bene. Quindi, giustamente, questo è l'1, 2, 3 e 4. Quindi, non va a dire che questo è l'1. Quello che dice il professore è stato l'1, infatti. Invece no, è al contrario, perché come dice, questo è l'1, questo è l'1, questo è 3, 2, 4. Stavo a far bene. Ok. E due. Senza saperlo. Senza saperlo lo stavo facendo bene. Questo si chiama potere della botta di... Ok, bravo. Culo. Ok. No, non devi chiudere quei due, ma devi fare così. Sì, lo so, lo stavo a fare. Vanno semplicemente premuti i moduli di RAM. Vedete questo qui? Questo qui è dove va la Brooklyn cacciavite. Svia questa. Perfetto. Questi vanno tenuti. Smontate questa vitonza qui. Così, però, sicuro che questo è il lato giusto. Giustamente, come potete vedere, questa qui... È un po' corta e non va qui. Ciao a tutti. Che bel casino. Scusate se non vi abbiamo fatto vedere bene tutto quanto montato, ma intanto questo qui fila dentro così, si fanno passare i cavi qua dietro, l'alimentatore fanno passare i cavi dietro e qui ci sono 4 V, niente di eccezionale. Poi ovviamente tutti i cavi si fanno passare dietro, qui c'è praticamente un qua dietro, una, tutta una dorsale di cavi al centro che fa in modo che i cavi prendono e vanno. Il 24 pin a TX l'abbiamo dovuto far passare qui perché purtroppo è un po' corto. Ma sai che funziona? Più che altro è che questo case qua purtroppo dietro non c'ha qua sopra, come c'hanno diversi case, il buco dal quale farlo uscire. Quindi non potevamo farlo passare diretto dietro e poi dopo farlo uscire davanti. Quindi purtroppo abbiamo dovuto fare questa accroccata. Qua abbiamo messo la ventola qua dietro che fa l'aria diretta addosso agli hard disk. Quindi l'abbiamo dovuta mettere esterna, ma per fortuna c'è la parte frontale del case abbastanza capiente. Quindi ci siamo un po' arrangiati. Meglio che non apriamo dietro perché ci sono degli improbri che neanche hai idea. Non riusciremo più a chiudere. Ma abbiamo messo il dissipatore, la scheda grafica. La scheda grafica è molto semplice da mettere perché qui ci sono due viti, una qua e una qua, che vengono fuori. Viene fuori questa placchettina. Tolta questa placchettina qui, togliete queste due viti perché questa scheda madre ha uno slot PCI 1x, sulla quale questa qui non c'entra perché questa qui è per 16. Una scheda grafica che ha un connettore così non può entrare in un connettore così. E quindi abbiamo dovuto mettere sul secondo. Quindi, visto che questa qui è una scheda video doppio slot rispetto a uno slot singolo, abbiamo dovuto togliere uno e due vitine. Il resto è stato semplicemente mettere i cavi e alimentatore e collegare le varie componenti. Dietro poi abbiamo fatto tutto il casino di attaccare i fili. Questo switchino qua c'ha 4 fili che escono. Tre fili sono per le ventole, questa e le altre due che stanno davanti. L'ultimo filo invece va connesso su uno slot di potenza da SATA. Il resto è storia. Abbiamo dovuto utilizzare fascette, cose, ovviamente tutto già in dotazione. Per puro culo, sì, questo ci si chiude perché il dissipatore esce leggermente perché lui non ha fatto i calcoli. E fatto sta che pure dietro con tutti i cavi l'abbiamo chiuso a malapena sto case. Sempre meglio di tante accorcate che ho visto in cui hanno messo controller roba e vedevi proprio un pezzo sotto che rimaneva leggermente aperto. Questo invece è rimasto abbastanza pulito per i miei standard, forse troppo pulito per i miei standard perché io ho praticamente una test bench a casa sempre aperto il mio computer. Vai sotto, spingi sotto, effettuiamo la chiusura. Effettuiamo la chiusura. No, da tutti e due i lati, zio.
sotto. Ecco, spingi e scorre a destra. Aspetta, riparo, no! Non ho spinto bene sopra. Colpa tua. Colpa mia sempre. Vai. Sei per culo che non ho chiedi, sei molto sotto, giù. Sotto, stai a spingere. Non stai a spingere sotto. Ah sì, stai a spingere. Fatto, lascia. Ok. Come al solito, eh? No, io l'ho spinto. Vai. Ok. E sta andando, ok. Entrato. Su, vai sotto. Adesso. Vitine. Questa è la chiusura della torretta. Ora controlleremo se magari mi sono tagliato. Tra un giorno, tra due giorni, tre giorni forse. Ora installiamo Windows, vediamo se va bene nella M2. Anzi, abbiamo pure risolto il problema della M2, ora che mi ricordo. Sì. Praticamente allora, no, c'era in dotazione della scheda madre una vitina in più che si andava ad avvitare. Dove ci sta il dissipatore per la prima M2? Si può avvitare un altro piruletto. In dotazione con la scheda madre, con la sua vitina. Che tu lo avviti, inserisci la vite che tiene ferma l'M2, inserisci il dissipatore per l'M2 e via. La cosa bella è che comunque questo DS, sempre perché l'ha scelto lui, è molto insonorizzato. Praticamente dietro questa scocca che c'è è ricoperto da che materiale? Da un pannello fonoassorbente. Cioè qui c'è sotto questa parte qui, dietro identico perché i pannelli sono identici, e ce ne sta pure uno davanti, quindi è molto silenzioso. E lo testeremo. Allora, non mi ricordo l'altro. Aspetta, cazzo, cellulare. Cazzo, sta a registrare, coglione. Ah, è vero. Allora. Allora. Il video finisce qui. Grazie delle V-Vision. E poi i nomi complicati. Il video finisce qui. Grazie delle V-Vision. E noi ci vediamo in un prossimo video. Di merda. Di merda.